nuovo, sto ancora imparando veramente tante cose e tecnica, molto tecnica sia dal punto di vista dello sviluppo che c'è dietro le quinte, quindi a casa col team, a Oxford nel nostro caso. E poi però anche da guidare e tecnica, poi il livello dei piloti è altissimo, quindi basta un minimo errore in prova libero qualifica che si rischia di compromettere già il weekend. Al simulatore con la Formula E si riesce più o meno a riprodurre il consumo energetico nell'arco del giro e quindi cercare di metterlo in proiezione nell'arco della gara, che è poi la cosa fondamentale oggi in Formula E. Più risparmi, di conseguenza più hai energia e quindi potenza, se vogliamo, da poter spendere. Questa è la chiave per vincere e dunque al simulatore si cerca di trovare la soluzione ideale e migliorare i software che sono al momento il cuore, no, della Formula E, e questo è molto importante. Dal punto di vista di guida c'è ancora chiaramente tanto da fare, ma nella Formula E, dove i piloti sono comunque tutti professionisti con tanti anni alle spalle, lo sviluppo del simulatore è molto incentrato sul software. Diciamo che io intanto le vedo due cose abbastanza diverse, sia per concezione che come anche applicazione sulla strada. Il mio augurio da appassionato è che rimangano due mondi paralleli ma comunque diversi e ben distinti. Cioè, mi piacerebbe vedere la Formula E come il banco di prova del motore del futuro, del motore elettrico e della mobilità probabilmente che andrà a breve nei centri urbani, e la Formula 1 invece che rimanga l'espressione massima della performance, della velocità pura, senza magari troppo stare a guardare il resto, ecco. Secondo me sono due cose diverse, non vedo una vera competizione tra le due e a me piacciono entrambe. Diciamo che si cerca di innanzitutto di far godere l'appassionato, no? L'appassionato paga il biglietto e deve vedere uno spettacolo. Questo è comunque il primo goal per gli americani. Secondo, anche dal punto di vista proprio dell'ambiente di pista, è un ambiente un pochino meno sofisticato, ma più vicino alla gente. È proprio un po' diverso da tutti i punti di vista. Sembra più un ambiente da rally, più semplice, più spartano, ma comunque nel mondo da pista. Anche le grandi serie come la IMSA, quindi il massimo del sports car in America, o la Indy, comunque hanno un atteggiamento direi molto, molto easy, ecco. A me piace molto, mi sono sempre molto divertito, ma anche lì il livello di competizione è veramente alto. Secondo me ci sono alcune gare al mondo che sono una cosa a parte, un capitolo del motorsport che è proprio diverso, e non è semplicemente dire meglio e peggio, è proprio un'esperienza unica, come la 500 miglia, come sicuramente la Dakar, come la Le Mans, la 24 di Le Mans e il GP di Macao, credo, poi me ne sfuggiranno altre, ma ci sono alcuni appuntamenti stagionali che sono unici, sono belli e fanno parte della storia del motorsport, e quindi viverli direi che è una cosa veramente intensa e consiglierei a tutti, per chi può, di poterli fare almeno tutti una volta nella vita. E la 500 miglia direi che vedere uno stadio come è lo Speedway con 400-500 mila persone pieno zeppo è una cosa pazzesca. Ma io credo che sia una grande storia, credo che Robert meriti innanzitutto il rispetto da parte di tutti gli appassionati, perché ancora adesso vederlo comunque ti dà un grande senso di qualcosa di non completo, no? Perché lui era un potenziale campione del mondo di Formula 1 e quindi sarebbe bello veder chiudere questo percorso. Non so se sia possibile, ma io glielo auguro, e se non altro gli auguro di riuscire a trovare una sfida adatta a lui e a quello che sta cercando. Però credo che quella Williams sarebbe bello almeno vederlo al volante di qualche alla partenza di qualche Gran Premio, quello sarebbe fantastico.